Shizuoka è una delle fermate principali delle Shinkansen sulla linea Tokyo-Nagoya. È una città di medie dimensioni che sorge 150 km a sud-ovest della capitale. L'attuale città venne fondata nel 1889, ma vanta una storia assai antica con il nome di Suruga. Essa riveste grande importanza nella storia del Giappone, perché terra d'origine di Tokugawa Ieyasu, il potente shogun che ha dato inizio al periodo Edo e la cui dinastia governò sul Giappone dal 1603 al 1868. Ricordiamo di aver visitato il suo sacrario a Nikko. Shizuoka è oggi la sede di molte industrie ed è conosciuta per la sua MENA posizione ed il primato nella produzione nazionale di tè, bevanda fortunosamente introdotta in Giappone da un monaco itinerante circa 10 secoli fa. L'altopiano di Nyon-Daira, nel cuore della città, a 380 metri sul livello del mare, offre la possibilità di constatare la felice posizione naturale di Shizuoka. La città si allunga lungo la costa del Pacifico, all'interno della baia di Suruga, chiusa ad oriente dalla penisola di Izu. Nonostante il nome, che tradotto significa colline tranquille e che deriva dalla dolcezza del paesaggio, Shizuoka è la città del Giappone a più alto rischio sismico. Da qui si può vedere il porto, le catene montuose a Izu e le montagne delle Alpi giapponesi meridionali. Ma tutta la scena è dominata dalla vista, in lontananza, del monte Fuji, il Fujiyama, il vulcano simbolo del Giappone. Occorre guardare molto in alto, sopra le nubi, per poterne scorgere la cima, che si eleva fino all'altezza di 3.779 metri. La zona intorno a Shizuoka offre molti punti di osservazione del vulcano, tutte ugualmente interessanti. Dal lungomare della città, dalla spiaggia, dalla pianura, dai campi coltivati, dalle colture di tè. In condizioni di tempo favorevole è perfino possibile vedere il Fujiyama stagliarsi imponente dietro ai grattacieli di Shinjuku a Tokyo. La montagna più alta del Giappone si erge solitaria nella pianura a dominare l'orizzonte. Solo dall'aereo, però, si può avere la visione completa del suo elegante e perfetto cono grigio-viola in estate e bianco di neve in inverno. Dall'altopiano di Nyon-Daira, una gabinovia lungo un chilometro conduce a visitare il santuario Kunozanto Shogu, dedicato a Tokugawa Ieyasu, lo shogun nato a Shizuoka nel 1543. Nominato shogun dall'imperatore nel 1603, egli mise fine ai conflitti feudali che insanguinarono il Giappone nel XVI secolo. Unificò il paese e pose le fondamenta per un lungo periodo di pace che durò 250 anni, fino alla restaurazione del potere imperiale nel 1868. Prima dell'esistenza della cabinovia, il santuario era raggiungibile dalla città salendo un percorso di 1100 gradini. La cabinovia segue un percorso leggermente in discesa per condurre dai 300 metri dell'altopiano ai 216 metri dell'ingresso del santuario. La stazione di arrivo è una foresta di giganteschi bambù. Il santuario si arrampica sulle pendici del monte Kuno, da cui il suo nome di Kunozanto Shogu. Vi si accede attraverso la porta Romon.
Il santuario consiste di 13 edifici dislocati sulle pendici della montagna. Essi sono classificati bene nazionale di interesse culturale. Li si raggiunge salendo una serie ininterrotta di scalinate. Il concetto di barriere architettoniche non era conosciuto a quei tempi. Anche il santuario visitato a Nikkō si chiamava Toshoku. Toshoku è infatti il nome con cui si indica qualunque santuario shintoista dedicato allo spirito deificato di Tokugawa Ieyasu. Il più famoso è quello che abbiamo visitato a Nikkō. Durante il periodo Edo, il loro numero raggiungeva i 500 in tutto il Giappone. Oggi ce ne sono circa 150. Questo di Shizuoka è il primo ad essere stato costruito e quindi è il più antico di tutti. Ieyasu trascorse gli ultimi anni della sua vita qui, a Shizuoka, nel castello di Sunpo, ed espresse la volontà di essere sepolto in un mausoleo sul monte Kuno. Suo figlio Hidetada, secondo shogun della dinastia, fece erigere questo santuario nel 1617. 29 anni dopo, Yoshimitsu, terzo shogun, fece costruire il santuario che abbiamo visitato a Nikkō e vi fece trasferire la salma del nonno. Questo di Shizuoka è il secondo per importanza solo dopo quello di Nikkō. Durante la salita incontriamo un padiglione dove ha luogo una cerimonia shintoista. Sono presenti i sacerdoti ed i credenti, ma il significato dei loro gesti ci sfugge. Nello shintoismo la preghiera non è tanto un atto di adorazione quanto un modo per esprimere gratitudine verso le divinità ed assicurarsi il loro favore. Alla fine della lunga serie di scalinate si raggiungono i due edifici principali del santuario. Lo Aiden, che è la sala della preghiera, e lo Onden, che è la sala che custodisce il Kami, cioè la divinità, che in questo caso è lo spirito deificato di Ieyasu. Di fronte allo Aiden, i credenti rimangono in silenzio per pregare e battono le mani tre volte per attirare l'attenzione del Kami. Gli edifici del santuario, tutti di colore rosso, mostrano sgargianti sculture in legno, lucenti decorazioni di foglie dorate preziosi ornamenti dipinti, sopra uno strato di lacca nera o azzurra. I vari padiglioni furono costruiti ricorrendo ai migliori artigiani ed artisti del tempo. Particolarmente elaborati sono i tetti dei due edifici principali. Su un lato della zona recintata, a fianco della sala principale, si apre una porta. Attraverso di essa si accede ad un camminamento a gradini, fiancheggiato da lanterne di pietra. Questo
conduce ad un pianoro dove, immersa nel bosco, è la tomba che accolse il corpo di Ieyasu prima che fosse trasferito nel Toshogu di Nikko. Questo è quanto si legge sulle guide turistiche del Giappone, ma un articolo pubblicato recentemente su una rivista di Shizuoka smentisce questa diceria e afferma, senza ombra di dubbio, che i resti mortali del grande Shogun sono e sono sempre stati inumati in questo mausoleo. Lo prova il fatto che la richiesta di Ieyasu di essere sepolto sul monte Kuno era un ordine e che nessuno avrebbe osato disobbedire, e che il 18° discendente della famiglia si reca ogni anno a rendere omaggio alla tomba del suo antenato in questo santuario e non in quello di Nikko. La diceria sarebbe stata fatta circolare dai suoi stessi discendenti nel 17° secolo, perché il santuario di Nikko, molto più imponente, meglio si prestava ad evidenziare la grandezza di Ieyasu. Sulla via verso l'uscita dal santuario, la lunga scalinata vista dall'alto appare in tutta la sua lunghezza e faticosità. Lasciato il santuario, la cabinovia ci riporta sull'altipiano di Nihondaira, regalandoci vedute sulla vegetazione del Monte Kuno e sull'Oceano Pacifico. Qui, in una zona di bellissimi giardini, è il ristorante. Una volta entrati nella sala da pranzo, si nota subito la differenza dell'arredamento rispetto ai ristoranti di stile occidentale. Niente sedie e niente tavoli, ma un pavimento coperto di tatami, tavoli bassi, praticamente senza gambe, e cuscini sul pavimento. Le vivande sono sempre servite in piccole quantità e devono soddisfare l'occhio prima del palato. Vengono utilizzati ciotole e piattini, alternati nella forma e nel colore, per offrire una presentazione armonica e piacevole. La raffinatezza nella presentazione delle vivande ha, nella cucina giapponese, un'importanza pari a quella del gusto. I piatti sono generalmente a base di pesce e verdure, che si preparano in molti modi ed anche crudi, come nel sushi. Immancabile il riso cotto a vapore come accompagnamento. Il ristorante sorge in posizione panoramica, circondato da un vasto giardino di verdi prati e belli alberi, che invitano a piacevoli soste in un ambiente calmo e rilassante. Dei quattro tipi di giardini giapponesi, crediamo che questo possa essere considerato tra quelli detti di passeggio, dove la vista cambia ad ogni passo, tra elementi nascosti e rivelati. La vista arriva fino alla baia, sovrastata in lontananza dalla maestosa presenza del Fujiyama. Lo scenario, veramente piacevole, è considerato tra i 100 paesaggi più belli di tutto il Giappone. Scesi in città, il pullman si scarica davanti alla stazione ferroviaria per riprendere il viaggio in treno, che in serata ci porterà a Kyoto.